Buonasera. Grazie al professor Bonazzi di questo invito che ha accolto, che è stato sfidato dagli ACI dispersi sulle ferrovie tra Firenze e Prato, ma insomma ce l'abbiamo fatta ad arrivare, a prendere un treno più o meno per caso e ci siamo arrivati. Allora, il mio tema è questo: come vedete c'è una lieve differenza rispetto al titolo che trovate nel programma, nel senso che il programma mi inchiodava all'attualità oggi, in realtà con ogni evidenza abbiamo bisogno per affrontare questo come altri temi di una prospettiva storica, quindi rendendo anche onore diciamo alla mia formazione storica, io non parto dall'oggi, arrivo all'oggi e ovviamente parto da ieri e parto da una citazione anche probabilmente prevedibile, che però mi serve bene, credo, a inquadrare un po' il percorso generale che vorrei condurre insieme a voi. Allora, è una citazione celebre di un acuto osservatore delle cose americane dell'Ottocento, il quale affermava nel suo più celebre libro: l'intero destino della nazione americana è contenuto nel primo puritano che è sbarcato su queste coste. Io proprio di questo puritano vorrei parlare, nel senso che con ogni evidenza il puritanesimo come matrice costitutiva del colonialismo americano del Seicento avrà delle conseguenze di ordine politico che, a mio modo di vedere, sarà oggetto della mia riflessione, ci aiuta anche a individuare delle chiavi per la comprensione di alcune dinamiche non soltanto culturali e religiose, ma anche squisitamente politiche dell'America di oggi e comunque, se non di ieri, dell'altro ieri, nel senso che queste affermazioni e questa matrice puritana costituirà una costante che ricorre con forza e con rilevanza anche sul piano del dibattito pubblico non prettamente religioso. Cosa sia il puritanesimo mi permetto di darlo per scontato, vorrei soltanto richiamare anche iconograficamente con questa immagine molto nota il fatto che il puritanesimo, sfuggendo alle persecuzioni religiose che subiva nella vecchia Europa dalle chiese stabilite, termine sul quale torneremo spesso, ha due elementi che attraversano le diverse correnti di questo filone teologico e religioso, molto articolato al suo interno, ma almeno su due punti non c'è ombra di equivoco. Ogni puritano pone al centro della sua esperienza storica di testimonianza di fede, di vita religiosa e spirituale, la Bibbia. La Bibbia è al centro di questa immagine, ma è al centro dell'esperienza puritana nel suo complesso, sia sotto il profilo dell'individuo, sia sotto il profilo della comunità organizzata. Il secondo elemento, del tutto analogo, coerente con il primo, è che il puritano, come intuitivamente si pensa di poter affermare, è colui che vuole recuperare una purezza originaria della fede cristiana corrotta da due grandi attori religiosi del tempo, dell'Inghilterra del Seicento. Il primo corruttore è ovviamente Babilonia e Roma, è il papato, è la Chiesa Cattolica, con il suo carico dal punto di vista puritano, che quindi è verità evangelica, talmente corrotta da essere associata alla perfida Babilonia. E l'altro grande attore che costituisce l'obiettivo polemico del puritanesimo sono le chiese stabilite. Paradossalmente queste chiese stabilite di matrice protestante, nella specifica contingenza dell'Inghilterra del Seicento, saranno il principale obiettivo. Roma è lontana, invece la regina, il re, l'arcivescovo di Canterbury sono molto vicini, e quindi il puritano è colui che lotta certamente contro le superstizioni di Babilonia, che però ha un avversario in casa più diretto, che è la Chiesa stabilita, cioè quella Chiesa che si è fatta strumento del potere. Bene, Tocqueville ci dice che l'esperienza puritana è matrice fondamentale dello sviluppo del periodo coloniale. Questa tesi mi sembra assolutamente consolidata storiograficamente,
E mi piace associarla a un testo, che è un testo che ha una rilevanza retorica, anche nella retorica politica americana contemporanea, eccezionale. È un brevissimo passaggio di un sermone pronunciato nel 1630. Dove sia stato pronunciato questo sermone è questione controversa, nel senso che una consolidata tradizione celebrativa e agiografica vuole che sia stato celebrato in prossimità dell'arrivo sulle coste del Nord America. In realtà l'evidenza di questo fatto è dubbia, potrebbe essere che il sermone in realtà è stato pronunciato alla partenza, può darsi che comunque sia stato addirittura scritto dopo. Insomma, il fatto è che nel 1630 questo sermone non sembra lasciare traccia di sé. Vi è un recupero di questo sermone, ex post per così dire, quando ormai l'esperienza coloniale si è consolidata, ha vinto. Non deve stupire, perché questo sermone, che in realtà è molto lungo, dura quasi un'ora, ha un passaggio che ci dice benissimo quale fosse la tempra culturale, politica, umana, sociale dei puritani che nel 1600 si avviavano verso le colonie del Nuovo Mondo. Noi saremo come una città sulla collina, afferma il predicatore, destinato, come tutti sapete, a una brillante carriera diplomatica e politica. Noi saremo come una città sulla collina, quindi una citazione dei Vangeli, di Matteo in particolare, gli occhi di tutte le genti saranno su di noi. E qui c'è il senso già di una osservazione, di un'attenzione particolare di cui gode la città che si vuole edificare sulla collina. Ma qui c'è il passaggio più impegnativo dal punto di vista etico, morale e politico. Se noi tradiremo il nostro Dio nell'opera che abbiamo intrapreso, saremo distrutti e cancellati. Daremo voce ai nostri nemici che dicono male delle vie di Dio. Si è molto scritto della determinatezza puritana, della forza anche eroica, epica, della violenza, dell'esperienza puritana o di alcuni filoni dell'esperienza puritana. Qual è la radice di questa determinatezza, di questa visione? La radice sta proprio nel senso di una vocazione, fallendo la quale a peccare, a fallire, non è soltanto l'uomo in sé peccatore, ma il fallimento dell'esperienza umana, della testimonianza umana, potrebbe determinare addirittura un discredito dell'azione di Dio. Capite che questo carica su queste povere persone che arrivavano con pochissimi mezzi un senso storico e una responsabilità, un fardello di responsabilità di dimensioni inimmaginabili. Cioè non si stavano giocando la vita, come diremmo noi, si stavano giocando l'anima. L'anima. Il percorso coloniale non è un percorso teso al soddisfacimento di qualche bisogno primario, un pezzo di terra in più, un pozzo d'acqua, un rivo d'acqua in più, ma il percorso coloniale è strettamente connesso a un percorso di redenzione. Tutto questo viene precisato ulteriormente nel paragrafo successivo, laddove si afferma: noi ci vergogneremo, se falliremo, delle facce di tanti servi volenterosi e faremo sì che le loro preghiere saranno rivolte in scomuniche presso di noi, fino a che non saremo cacciati da quella buona terra verso la quale stiamo andando. Cioè il fallimento, oltre che essere un fallimento morale, un fallimento spirituale, sarà anche un fallimento materiale, per cui questa terra, promessaci da Dio, è una terra rispetto alla quale noi falliremo e quindi che sostanzialmente perderemo. Insomma, è assolutamente evidente che un paradigma teologico, morale, etico così forte ha delle conseguenze di lungo periodo. E tra le conseguenze di lungo periodo non vi è dubbio che vi siano degli archetipi retorici, di riflessione, politici perfino,
che troveremo costantemente in diverse fasi della storia americana, le più diverse. E se posso citare le più diverse, direi sono gli argomenti retorici, i luoghi retorici della tradizione puritana da una parte e del movimento per i diritti civili dall'altra. Stranissimo. Cosa c'entrano i puritani del Seicento con Martin Luther King o con Rosa Parks? C'entrano moltissimo. Se non altro perché qui trovate richiamate alcune categorie che accomunano queste due grandi esperienze. Innanzitutto la categoria dell'esodo. La categoria dell'esodo nell'esperienza nordamericana non è semplicemente una categoria biblica, la categoria biblica della liberazione del popolo di Israele che, avendo avuto fiducia nel suo Signore, lascia le pignatte calde di carne nella corte del faraone e si avventura in un lungo cammino nel deserto. L'esodo diventa fatalmente, recuperando anche un'attualizzazione molto semplicistica, diventano i puritani che lasciano le corti, i privilegi, le sicurezze della loro vita nel vecchio mondo e attraverso un cammino di liberazione arrivano in quella che poi sarà la loro terra promessa. E quindi di nuovo la colonia. Meglio, il nuovo mondo non sarà semplicemente una colonia, cioè un luogo da sfruttare, un luogo dal quale ricavare qualche sostentamento in più, ma la terra promessa sarà il dono che in un certo senso reifica, rende oggettivo il rapporto particolare che questo popolo ha costruito con il suo Signore. Quindi una piena identificazione del concetto di quel concetto di popolo scelto e ovviamente il mandato finale qual è? Il mandato finale è quello di costruire la nuova Gerusalemme, quindi abbiamo questo paradigma tipicamente vetero e neotestamentario che ripercorre un cammino di liberazione che sarà tipico dell'esperienza puritana, così come di altri momenti topici della vicenda di questo paese. Il movimento per i diritti civili assumerà esattamente queste categorie, modificandole ovviamente. L'esodo non sarà l'abbandono del vecchio mondo, l'esodo sarà il cammino nel deserto, sarà la sofferenza di coloro che viaggiavano sugli autobus integrati o di coloro che sfidavano le leggi di Jim Crow per affrontare la polizia e quindi affermare il diritto alla Nuova Gerusalemme. La Nuova Gerusalemme sarà la società riconciliata, la società in cui bianchi e neri marceranno insieme. E la terra promessa è esattamente questo. La terra promessa è l'obiettivo di un cammino di lotta accompagnato dal Signore che ha scelto questo popolo. Le forme retoriche di questa tradizione sono state ampiamente espresse. Non è su questo che vi voglio fermare, ma sul fatto che questi archetipi tipici di diverse tradizioni, di diversi momenti della vita sociale, politica, culturale americana, costituiscono quello che organicamente in tempi assai più recenti è stato definito civil religion, con una appropriata espressione rubata, prestata da Rousseau, dall'autore del Contratto Sociale, il quale è il primo a usare questo termine e usa questo termine esattamente nella intuizione che poi costituirà quello che nel contesto nordamericano si chiama civil religion. Che cos'è la civil religion? Innanzitutto per chiarire una religion, cioè un legame fondamentale che ha una doppia valenza come tutte le religioni. La religio lega i membri della comunità, stabilisce un patto di fraternità, di comunione tra i membri della comunità, ma questo patto è forte, è legittimo, in quanto a questo patto orizzontale corrisponde un patto verticale. Con chi? E qui si apre una grande discussione. Con Dio,
con la divinità, con un principio superiore che va al di là delle soggettività umane. Ci saranno ovviamente diverse interpretazioni di civil religion, ma è singolare che Rousseau dica la civil religion ha dogmi pochi e leggeri. Splendida definizione. Poca roba nel senso che il valore fondamentale è quello di stabilire, celebrare e consolidare il patto dell'unità, il patto della convivenza. Leggeri. E quindi Dio, basta, non stiamo poi a dire Dio trinitario, Dio unico, Dio. E quindi questa retorica su Dio, che noi europei secolarizzati facciamo tanta fatica a capire o che ci scandalizza per altro verso, perché è un Dio che troviamo sul denaro, che troviamo nelle sale delle riunioni, che troviamo negli aeroporti, e in realtà è questo Dio qui, questo Dio che non ha una solida teologia dogmatica, è un Dio senza cristologia, è un Dio con dei riferimenti scritturali molto vaghi. Insomma, questo elemento che stabilisce un legame orizzontale di rapporto tra la comunità civile, all'interno della comunità civile, in funzione di un rapporto verticale con un'autorità superiore, civile definito ed elaborato come religione civile. Ed è evidente che la radice di un percorso di questo tipo sta proprio in quella lontana esperienza tipica del puritanesimo. La stessa religione civile poi ovviamente avrà, come dire, delle sterzate. Un tipico esempio che Bellat faceva quando mise organicamente in campo la sua teoria della religione civile in riferimento ai discorsi dei presidenti americani, aveva un altro esempio significativo, il Pledge of Allegiance. Voi sapete questo momento così importante che segna il ritmo della vita scolastica, nel senso che la mattina la lezione si apre con questo momento. Però è interessante vedere come è cambiato negli anni il testo. Il testo si deve a un singolare personaggio che appartiene al socialismo cristiano. Quindi siamo già nell'Ottocento all'interno di una cultura che concepisce un socialismo di tipo utopistico, umanitario, umanistico, da una parte strettamente intrecciato con l'esperienza cristiana. Qui abbiamo un riferimento molto vago, nel senso che si parla soltanto di una nazione indivisibile con libertà e giustizia per tutti. Notate per esempio che non c'è il nome di Dio da nessuna parte nella versione originaria e non c'è neanche la menzione dell'America. Nel 1924 si sente il bisogno di mettere una specificazione, di aggiungere una specificazione. La bandiera non è genericamente la bandiera, ma è la bandiera degli Stati Uniti d'America. La motivazione politica data che ha determinato questa modificazione è che eravamo negli anni della massiccia immigrazione, un immigrato che diventando cittadino americano giurasse fedeltà alla bandiera, la giurava in cuor suo, alla bandiera degli Stati Uniti o alla bandiera del suo paese. La formula del giuramento non lo specificava, nel dubbio che l'italiano, l'irlandese in realtà pensassero o potessero pensare di fare sostanzialmente un giuramento vero nella forma ma falso nella sostanza, perché in realtà rinnovavano fedeltà alla loro bandiera. Nel dubbio, e per superare l'ambiguità, nel 24 si decide di modificare il testo aggiungendo l'espressione negli Stati Uniti d'America. Ma la modificazione più rilevante per quel che ci riguarda accade invece nel 1954, siamo nel clima nazionalistico post Seconda Guerra Mondiale, siamo in un clima geopolitico evidentemente segnato dalla Guerra Fredda, di una contrapposizione non soltanto tra sistemi politici ma anche tra sistemi di valori, e lì
suppressione della chiesa del pastore, della chiesa presbiteriana frequentata dai presidenti che andavano in questa chiesa di Washington, nasce l'espressione complicatissima, pesantissima dal punto di vista del diritto e del principio costituzionale americano, One Nation Under God. Di nuovo, da un certo punto di vista lo possiamo vedere come un cedimento di tipo confessionalistico, quindi questo giuramento assume una valenza religioso-spirituale che all'origine non aveva, ma dall'altra invece possiamo ancora vederlo come un richiamo a questa religione senza troppi dogmi, quindi a una dimensione di divinità superiore che è elemento di ordine, che non ha volto, che non ha confessione, che non ha tempio, che non ha scrittura e che però ha la funzione di richiamare la comunità civile a un ordine, a una disciplina e un patto di fratellanza. Che cosa ci lascia l'eredità puritana? Noi nel contesto italiano siamo immediatamente pronti ad associare il puritanesimo a due sfere. Una in realtà molto popolare di questi giorni, cioè la sfera dell'etica sessuale. L'altra invece è la sfera dell'intransigenza politica. Quindi quando pensiamo ai puritani in Italia pensiamo immediatamente alla caccia alle streghe, meglio alle streghe di Salem da una parte, o invece a quell'atteggiamento sessuofobo, perbenista, rigorista che vi abbiamo visto in alcuni film e letto in alcuni libri. In realtà questi sono aspetti entrambi secondari del puritanesimo, nel senso che semmai il tema puritano è un altro ed è il tema della teocrazia, semmai. Questa città sulla collina, da chi è governata? Chi è il re di questa città sulla collina? Indubbiamente, nella misura in cui il puritanesimo ha una forte dimensione messianica, domani il re di questa città sulla collina, il re della Nuova Gerusalemme, non potrà essere altro che il Messia che torna. Ma oggi che il Messia non c'è, in realtà la dimensione teocratica, dal mio modo di vedere, ma ne potremo parlare, è la dimensione secondaria del puritanesimo. Semmai è già più importante un'altra dimensione, che è quella teocentrica, ovvero la teocrazia è il governo di Dio o dei sacerdoti di Dio. Capite bene che una comunità organizzata con gli anziani, con alcune cariche elettive, si presta poco a un modello teocratico. Non funziona, nel senso che c'è una complessità della rappresentanza di Dio che il puritanesimo vive in termini assai più forti e caratterizzanti rispetto ad altre tradizioni religiose, per il semplice fatto che siamo di fronte a una comunità calvinista, a una comunità protestante, riformata. Fossero stati cattolici o ortodossi, i puritani sarebbero stati più teocratici. I pastori hanno un ruolo, ma il collegio degli anziani ne ha uno di governo della comunità ancora più importante. I pastori sono maestri della scrittura, non sono i governatori della comunità. Insomma, teocrazia mi pare una categoria poco significativa, importante però poco centrata. Mi pare già più significativa la categoria teocentrica, cioè una comunità che pone al centro della sua vita l'esperienza della fede in Dio rivelato in Gesù Cristo. Questo mi sembra un elemento importante, simbolicamente, organizzativamente, nella scansione del tempo liturgico. Sicuramente la dimensione teocentrica è una dimensione costitutiva dell'esperienza puritana. Tuttavia c'è un terzo elemento che mi pare invece molto rilevante per il proseguo del nostro ragionamento ed è il tema del separatismo.
Separatismo proprio nell'accezione tecnico-giuridica del termine, quella che poi troveremo definita e ci arriveremo tra brevissimo in termini costituzionali molto rigorosi e puntuali. Perché il puritano è intrinsecamente separatista? Perché ha un'idea di separazione tra le competenze, il ruolo dello Stato, della comunità civile da una parte e il ruolo della comunità dei santi dall'altra? Per due ragioni, una storica e una teologica. La ragione storica è quella forse più evidente, nel senso che il puritano si ricorda, perché lo ha inciso sulla sua pelle, che cosa gli hanno fatto le chiese stabilite nei paesi in cui le chiese stabilite hanno perseguitato i movimenti calvinisti, i dissenters di qualsiasi colore e di qualsiasi forma. Cioè hanno sulla propria pelle, per così dire, lo stigma dei perseguitati da un regime politico che si voleva identificare con il regime ecclesiastico, di una città dell'uomo che faceva tutt'uno con la città di Dio. E questa è la ragione storica. Ma ce n'è un'altra, invece squisitamente teologica. Noi li chiamiamo puritani, ma questi erano calvinisti, quintessenzialmente calvinisti. E qual è il cuore pulsante del calvinismo? La vocazione. Il fatto che ciascun uomo e ciascuna donna, nella loro singolarità, nella loro individualità, sono chiamati da Dio. Capite bene che è il concetto della vocazione individuale, alla quale si può rispondere e si è salvati, si può non rispondere e giù nella Geenna, ma questo concetto di vocazione è del tutto incompatibile con l'idea di una Chiesa stabilita per decreto reale. Cuius regio, eius religio, non può funzionare nel contesto puritano, meglio nel contesto calvinista. Non può funzionare perché il credente, se tale è, non risponde alla volontà, sia pure illuminata, e alla volontà e alla fede del suo sovrano, ma risponde alla vocazione di Dio. Quindi che senso ha dirsi cattolici o membri della Church of England soltanto perché si abita in una contea il cui sovrano è anglicano, è della Church of England? Che senso ha dirsi cattolico soltanto perché si è in un paese nel quale la Controriforma ha massacrato ogni ipotesi teologica diversa? Non ha alcun senso. E quindi il puritanesimo, forte di questa sua radice calvinista, predica una fede individuale. La fede individuale non ammette meccanismi coercitivi. Non si può essere cristiani per volontà del re. Non ci può essere un potere politico che occupa lo spazio della coscienza, lo spazio della fede. Dirà Roger Williams che puzza al naso di Dio il culto delle chiese stabilite, puzza. Perché? Perché non è genuino, perché è un culto, tra virgolette, comprato nel nome degli interessi politici. Certo, non tutte le colonie puritane, non tutti i puritani avranno questo concetto di separatismo così rigoroso, così preciso, così puntuale, cogente come lo ebbe Roger Williams o altri, ma certamente il separatismo insieme al teocentrismo costituisce un aspetto importante e decisivo della tradizione politica americana che si svilupperà negli anni successivi. E infatti noi nel contesto americano di fine Settecento abbiamo una formulazione costituzionale di assoluta originalità.
assoluta originalità. Non abbiamo nulla di simile, non soltanto nel percorso costituzionale di repubbliche, governi, regni coevi, per carità. Vi ricordo che la prima forma costituzionale italiana, lo Statuto Albertino del 1848, perché prima non c'era neanche quello, quindi 50 anni dopo, la forma costituzionale italiana recitava: la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato. E vi ricordo per vostra memoria che questa formulazione resta costituzionale fino al 1948. Nella derivazione concordataria, tristemente, fino al 1984, cioè tra il 1948 e il 1984, la formula che c'era nello Statuto Albertino è rimasta non nella Costituzione Repubblicana, ovviamente, ma nel capitolo del concordato, nell'articolo primo del concordato, prima che il concordato fosse modificato. Bene, mentre in Italia non c'era nulla, o in altri paesi vi erano religioni stabilite, ovvero si erano affermati modelli che progressivamente acquisteranno le forme della laicità estrema, nel contesto nordamericano assistiamo alla nascita di questo primo emendamento, che ha un eccezionale, ancora oggi, valore giuridico. Il primo emendamento, la prima parte del primo emendamento, perché poi si parla di libera stampa, altro tema che diciamo che nel contesto italiano potrebbe avere una certa attualità, ma la prima parte del primo emendamento recita: il Congresso non può fare leggi rispetto ad un principio religioso, rispetto allo stabilimento di una religione, mi sembra impropria la traduzione, rispetto allo stabilimento di una religione, laddove stabilire una religione significa quello che abbiamo chiarito prima, cioè che il re per decreto decide che la religione è quella della Church of England o un'altra comunità di fede. Nel contesto scandinavo sarà la religione luterana, nel contesto di alcuni paesi latini sarà la religione cattolica. Ecco, la tesi di fondo normativa del primo emendamento è: il Congresso non farà, non farà alcuna legge rispetto allo stabilimento di una religione. Viene immediatamente bilanciata da un diritto positivo: ne proibirà la libera professione dello stesso. Cioè, da una parte si dice che lo Stato non invaderà il campo della religione, da una parte, ma dall'altra dice che lo Stato non porrà limiti alla libertà religiosa. Questo aspetto, che potremmo considerare semplicemente una norma giuridica, invece sarà l'aspetto fondamentale, l'architrave che ci consente di capire come si è modificato, determinato e modificato lo scenario religioso americano in epoca più moderna. L'architetto di questa operazione è il nostro solito Jefferson, il quale chiarisce questo concetto nel 1802, quindi quando l'emendamento era già operativo, scrivendo una chiesa battista, singolare. La chiesa battista di Danbury chiede a Jefferson: ma cosa vuol dire esattamente? Perché noi siamo battisti, quindi nipotini di Roger Williams, quindi separatisti per eccellenza. Dice: ma cosa vuol dire esattamente questo emendamento? E Jefferson, il primo gennaio del 1802, trovo singolare che un presidente il primo gennaio risponda a una oscura comunità del Massachusetts, risponde dicendo: io insieme a voi credo che la religione sia soltanto qualcosa che risiede nel rapporto tra l'uomo e il suo Dio. L'individualizzazione, il rapporto individuale, non c'è religione di Stato, non c'è chiesa stabilita. Quindi richiama la formulazione del primo emendamento e quindi il fatto che lo Stato, il Congresso, non farà alcuna legge riguardo allo stabilimento di una religione né ne proibirà il libero esercizio, e qui aggiunge un inciso sul quale ancora oggi si discute, così costituendo un wall of separation
between church and state, wall of separation. Perché si discute ancora oggi? Perché oggettivamente la parola separazione nel primo emendamento non c'è. La parola separazione non c'è. E questo non è un articolo costituzionale, questa è una letterina che il Presidente ha mandato ad alcuni suoi amici, non ha valore normativo. Certamente, siccome l'articolo è stato ispirato, non scritto, ma ispirato da Jefferson, è lecito pensare che questa sia la giusta lezione del primo emendamento. Tuttavia, ancora oggi vi sono qualificate scuole di pensiero giuridico, benché molto manipolate dalla destra religiosa, le quali contestano l'affermazione secondo cui negli Stati Uniti viga un sistema separatista di separazione tra lo Stato e le confessioni religiose, perché tecnicamente, dicono la destra religiosa, afferma la destra religiosa, la parola separazione non ricorre nella formulazione dell'emendamento. D'altra parte abbiamo l'autorevolezza di Jefferson che invece pone esattamente questa parola come parola dirimente. Questo aspetto dello Stato che non porrà alcun limite, del Congresso che non porrà alcun limite nella crescita religiosa, nell'espressione religiosa, non limiterà il culto di alcuna fede, avrà un effetto sociale e politico di eccezionale rilevanza. Con un'espressione così gergale richiamo il pluralismo di Ellis Island, cioè di questa massiccia ondata migratoria che certamente prevede l'arrivo nel contesto americano delle chiese protestanti storiche. Alcune si sono ben radicate, la chiesa episcopaliana, cioè la versione americana della chiesa d'Inghilterra, quindi anglicana, ovviamente la tradizione presbiteriana, quindi quella calvinista, delle sue diverse espressioni, quella scozzese, quella olandese e così via. Le chiese battiste, presenti fin dai tempi di Roger Williams, l'Ottocento sarà il secolo metodista, quindi la forza della presenza metodista che si inserisce nel mainstream del protestantesimo storico americano. Insomma, una prima radice di questo pluralismo è intrinseca al fatto che i coloni fossero protestanti ed essendo protestanti erano per definizione ben divisi e quindi una varietà di tradizioni teologiche, ecclesiologiche, anche talvolta in vivace conflitto tra di loro. Ma a questo nucleo del protestantesimo storico ben presto si aggiunge il nucleo del cattolicesimo, al punto che oggi, quindi a conclusione del processo, la Chiesa Cattolica Americana conta oltre 60 milioni di membri, in crescita per via della immigrazione ispanica, in decrescita a causa del fatto che non pochi membri di tradizione cattolica in tempi recenti hanno abbandonato la Chiesa Cattolica per ragioni connesse con gli scandali sui preti pedofili. Tuttavia il mondo cattolico costituisce fin dal primo decennio del secolo scorso un aspetto essenziale di quello che possiamo definire il pluralismo di Ellis Island. Quindi ovviamente la presenza ebraica, varrà la pena ricordare che dopo Gerusalemme New York è la città al mondo con la più alta concentrazione di ebrei, una presenza islamica che ormai si avvicina in termini numerici a quella ebraica, parliamo di 5 milioni circa di persone, e ovviamente le religioni orientali che già nel periodo della grande immigrazione arrivano nel suolo nordamericano. Ma attenzione, questo è il pluralismo di Ellis Island, cioè quello che arriva da fuori, per così dire. Ma poi c'è il pluralismo che si determina all'interno. E ci sono almeno tre grandi presenze che nascono nel contesto della norma sulla libertà religiosa negli Stati Uniti: i mormoni, i testimoni di Geova e i pentecostali, vale a dire due, o meglio una o due,
delle comunità di fede che oggi registrano una più ampia, più alta e tumultuosa crescita nel contesto nordamericano come nel contesto mondiale. Viene da chiedersi in quale altro posto potevano nascere testimoni di Geova, mormoni, benché duramente perseguitati. Il tema della poligamia costò molto caro a questa comunità di fede, carissimo. Per cui sono quelli che forse meno sono disposti a riconoscere la funzione protettiva, lo scudo protettivo del primo emendamento. Eppure la comunità mormone è cresciuta negli Stati Uniti, mentre in altri contesti rimane un elemento di frangia molto poco rilevante. Il movimento dei testimoni di Geova ci è ben noto per la sua capacità di crescita, e poi c'è il fenomeno pentecostale, che data dal 1906-1908, che oggi costituisce, dal punto di vista religioso, il fenomeno più rilevante in termini di crescita, se non altro quantitativa. È il contesto americano, e quindi la norma sulla libertà religiosa prevista dal primo emendamento è stato esattamente l'ombrello di protezione, lo scudo di garanzia, senza il quale questi fenomeni noi non li avremmo vissuti. Ma c'è di più. I sociologi si rompono il capo ormai da anni per capire dove sia la particolarità dell'esperienza americana da questo punto di vista. Il paradosso americano è presto detto: una nazione ricca e progredita del primo mondo, che ha dei tassi di church attendance e di visibilità sociale pubblica delle comunità di fede imparagonabile rispetto ai dati che si registrano in società che abbiano delle caratteristiche economiche e sociali analoghe. Per dirla semplicemente, perché nella vecchia Europa il tasso di church attendance, o diciamo di frequentazione delle comunità di fede, si attesta in percentuali che oscillano tra il 4 e il 18%. 4% nei paesi scandinavi, 10% in Inghilterra, 18% si stappa una bottiglia in Italia, in Spagna, poi c'è la Polonia che è un caso a sé. La Polonia è un caso a sé, vedremo per quanto, ma è veramente un caso a sé. Per il resto siamo su queste cifre, cifre da sotto il quorum. Perché in America si va in chiesa nella misura del 47%? Sistematicamente. Poi, dopo l'11 settembre, si arriva al 70%. Però tutti abbiamo bisogno di un po' di consolazione nei momenti difficili. Ma c'è un dato oggettivo. Certo, questa church attendance, premia soggettività molto diverse. Finiti i tempi in cui la church attendance premiava la chiesa presbiteriana, la chiesa anglicana, la Church of Christ, queste belle chiese degli anni 50 e anni 60. No, la secolarizzazione ha spostato le grandi presenze da queste chiese molto istituzionali, storiche, consolidate, liberal, come oggi vengono approssimativamente definite, ha spostato il premio da queste comunità invece a chiese di tipo pentecostale, evangelico, carismatico, fondamentalista, non denominazionale, le famose mega churches, eccetera. Però il dato resta. Perché l'Europa è secolarizzata? Perché negli Stati Uniti, con tassi sociali, economici analoghi a quelli europei, le cose vanno diversamente? Se la modernizzazione, Max Weber, se la modernizzazione che produce secolarizzazione, ma perché la modernizzazione in salsa americana non produce secolarizzazione, quella in salsa europea sì? E questo rompicapo, ancora oggi appassiona e affascina. Tra le tante teorie, ve ne propongo una soltanto, che a me pare di un certo interesse.
È la teoria elaborata da alcuni sociologi della religione statunitensi, riportata in Italia dal professor Introvigne del CESNO di Torino, ma insomma i pensatori sono Bainbridge, Stark e Iannacconi, i quali sostanzialmente applicano la teoria del mercato religioso. Cosa dice? E cioè questa teoria sostanzialmente afferma che il mercato religioso funziona come tutti i mercati. Cioè c'è una domanda e c'è un'offerta. Allora, la tesi sostanziale è che la domanda religiosa sostanzialmente è stabile. Non ci sono momenti nei quali la domanda religiosa può alzarsi, abbassarsi, ma sostanzialmente la domanda religiosa ha una sua stabilità. Cosa è importantissimo? L'offerta religiosa. Allora, noi nel contesto europeo che tipo di offerta religiosa abbiamo? Abbiamo un'offerta religiosa monopolistica. Cioè qual è il modello che ha inventato l'Europa per regolare i rapporti tra gli stati e le confessioni religiose? Largamente è la tradizione è quella del sistema monopolistico. La Turchia, il mondo arabo, parliamo dei 27 paesi dell'Unione Europea, ce ne sono 22 che hanno o hanno avuto sino a tempi recenti una chiesa di Stato. Un paese importante dell'Unione Europea, come la Grecia, ha una Costituzione proclamata nel nome della Santissima Trinità. E come sappiamo, sulle carte d'identità del cittadino greco, oltre al nome, il cognome, l'indirizzo, l'altezza e il colore dei capelli, bisogna affermare qual è la sua confessione religiosa in un paese al 98% greco-ortodosso. Capite che se uno è testimone di Geova in Grecia non è che proprio abbia una vita splendida, visto che in qualsiasi funzione pubblica o in qualsiasi albergo debba andare a presentare la carta d'identità, viene fuori che lui appartiene a una infima minoranza. Questa è la tradizione europea. La Svezia, paese che evoca l'idea della grande libertà di tutti i generi, di tutti i tipi. In Svezia, sino al 2000, cioè sostanzialmente fino a ieri, la Chiesa luterana era la Chiesa stabilita. Per non parlare dell'Inghilterra, che tutti noi, credo, amiamo molto, io l'amo molto, credo che il modello inglese sia un modello poi interessantissimo nella pratica sociale, nella pratica politica, molto interessante e molto originale, molto più complesso della schematizzazione comunitaristica che ne viene grossolanamente fatta, ma in Inghilterra, nel Regno Unito, 26 membri della Camera dei Lord vengono nominati direttamente dall'Arcivescovo di Canterbury. No, non mi sembra una grande espressione di libertà, laicità. Insomma, l'Europa ha come matrice fondamentale di regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose il modello della Chiesa stabilita. Ammorbidito, bilanciato, il concordato, le intese, le cose, ma sostanzialmente da lì veniamo. Quello è del DNA. Nel contesto americano, statunitense, invece, nel DNA cosa c'è? C'è quella complessità teocentrico separatista che richiamavo prima. E c'è soprattutto il primo emendamento. Non vieterà il libero esercizio, né vieterà il libero esercizio delle diverse confessioni religiose, del culto delle diverse confessioni religiose. Questo fa sì che, al contrario del mercato religioso europeo chiuso, monopolistico, quello nordamericano si proponga come mercato di libera concorrenza. Non appaia profano o offensivo. Tutti ci ricordiamo delle macchine Trabant che andavano in giro nella Repubblica, no tutti, io mi ricordo, perché giustamente, la maggioranza, insomma quando ero giovanotto andavo in questo splendido paese che era la Repubblica tedesca, che ho fatto? V-
vedevo queste macchinette improbabili che andavano con una benzina improbabile a tre cilindri ed era l'unica macchina che si poteva avere. Non solo, per avere questa macchina che si chiamava Trabant occorrevano circa 10 anni, cioè tu ti iscrivevi e avevi questa Trabant e questo era, e tutti erano contentissimi di avere la Trabant. Ovviamente la Trabant che cos'era? Era poco più che una macchinina a pedali. Non essendoci competizione, l'industria di Stato produceva una Trabant abbastanza penosa dal punto di vista in cartone che si scioglievano con la pioggia. Le cose più incredibili, ma poi il fatto che non andasse a benzina, non so cosa andasse, a succo di mele, non lo so cosa andava, era una cosa stranissima, priva di senso. Ma perché era ammissibile che fosse priva di senso? Perché era un mercato monopolistico. E intanto in altri contesti avevamo le Alfa Romeo, le Fiat, cominciavano ad arrivare le Ford, le Lancia, le cose, cioè, ecco, giocavamo in un altro modo. Non appaia il riverente. Contesto monopolista, religioso monopolistico, una chiesa is the only game in town. L'offerta è unica. Piace? Te la prendi. Non piace? Te ne vai. E quindi il meccanismo del rapporto nel contesto europeo con la religione è un meccanismo sì no, mi identifico o non mi identifico. Nel contesto della libera circolazione, produzione e concorrenza delle offerte religiose si cambia, non soltanto si cambia, ma siccome c'è competizione l'offerta è più alta. Negli Stati Uniti lo so, a me è capitato questo, quando sono andato a fare il mio sabbatico mi hanno chiesto in quale chiesa andrai, sono rimasto un po' sorpreso perché ero pronto ad altre domande, ma non a questa, e allora ho detto quali sono le opzioni, allora chiesa tradizionale o chiesa alternativa, chiesa col pastore gay o chiesa col pastore tradizionale, chiesa con la musica moderna o chiesa con la musica ad organo, chiesa contemporary worship, cioè che ci puoi andare in giacca così con pantaloncini, o invece formal worship in cui ci devi andare con la giacca, la cravatta, le cose. Cioè una serie di opzioni, la stessa chiesa talvolta offriva opzioni diverse. Per cui se tu te ne vai è proprio perché non ti piace la merce, diciamo, ma altrimenti il campionario è un campionario molto appealing. Ci sono i servizi intesi non come culti, ma intesi proprio come servizi sociali per le donne sole, per i single, per i gay, per quelli tradizionalisti, per quelli che vogliono benedire happy families, per benedire le coppie felici, unhappy families, per quelli che invece devono sostenersi perché la coppia è infelice. Cioè c'è veramente di tutto. Col paradosso che una volta incontrai un signore che mi disse: guarda, io sono diventato presbiteriano, prima era metodista. Non mi sembra un gran cosa, insomma, io sono abituato a conversioni molto più sanguigne, uno che era ebreo che diventa cristiano, uno che era musulmano che diventa cattolico, è successo anche in Italia, cioè cose così sono più succose. Detto, ma perché? Risposta, hanno un parcheggio molto più comodo. Ipotesi che può destarci delle perplessità teologiche, certamente, e però dice una cosa che in Italia non abbiamo, cioè la libertà. La libertà, cioè il fatto che si può, al punto che il 23% degli americani muore di una religione, di una denominazione diversa, non necessariamente della religione, di una denominazione diversa da quella in cui è nato. La teoria del mercato religioso come teoria che spiega il paradosso americano, società grandemente sviluppata, società con un alto tasso di partecipazione e vita religiosa. Tutto questo ovviamente ci funziona fino a un certo punto, perché poi arriva quello che appunto abbiamo definito il ciclo teoconservatore. Negli anni '80 questo meccanismo pluralistico eccetera sembra un pochino offuscarsi, sono gli anni di Ronald Reagan. Tutti sappiamo la sua biografia di newborn in Christ, quindi di persona che nulla ha a che fare con le chiese tradizionali, cioè le chiese presbiteriane e così via, che appartiene a una chiesa non denominazionale,
che vive sostanzialmente nell'idea di una rinascita del credente. Peccatore, a un certo punto della sua vita, generalmente identificato molto precisamente con data, giorno e ora, incontra il Signore, questa è l'espressione, e rinasce di nuovo in Cristo, rinasce a vita nuova in Cristo, per meglio dire. Bene, sappiamo che Reagan si circondò di personaggi, telepredicatori e non solo, molto legati poi a una piattaforma teoconservatrice, e nella sua retorica noi abbiamo un sacco di espressioni che introducono delle terminologie di tipo religioso. Per esempio, pensate a questo discorso del 1983, preghiamo per la salvezza e tutti coloro che vivono nel buio, darkness, è proprio il buio dello spirito, non è soltanto l'ombra, è proprio nel buio del totalitarismo. Preghiamo perché essi riscoprano la gioia di conoscere Cristo. Si va avanti fino a parlare, a ipotizzare appunto perché questi regimi sono il centro del maligno nel mondo moderno, maligno. Questo era un discorso che aveva evidentemente una valenza geopolitica importantissima. Distingueva il mondo non tra paesi ricchi e tra paesi poveri, tra paesi all'economia pianificata e paesi ad economia libera, no, cioè le classiche discriminanti della geopolitica. Divideva il mondo tra paesi in cui c'era la libertà del culto, la fede in Dio, e coloro che invece paesi nei quali questa dimensione della fede era sconosciuta o reietta. Questo uso del termine male, maligno, ricordo a tutti che deliver us from evil è il Padre nostro, liberici dal male, liberici dal maligno, quindi il termine evil ha una valenza anche squisitamente teologica, diventa un topos retorico di Bush nel 2000 e ancora di più nel 2004. Non ho alcuni dati di una ricerca che avevo fatto, ma è in assoluto il termine più ricorrente. Tutto viene visto non in chiave con le classiche categorie della politica. Per esempio, amico nemico, alleato avversario, terrorista ricco povero, interessi americani e interessi stranieri, cioè le categorie classiche che determinano lo scenario dell'azione geopolitica di un governo. No, nella retorica dell'amministrazione Bush nel 2000 e nel 2004 c'è questa ricorrenza del termine maligno. Capite che il maligno, che cos'è il maligno? Io non so rispondere, cioè voglio dire, il maligno, chiamiamo qui un teologo e ci spiego cos'è il maligno, però come fa un congresso, un'amministrazione, un consigliere diplomatico, un ambasciatore a delineare un percorso geostrategico centrato sulla categoria del male? È molto strano, molto curioso. Insomma, noi abbiamo vissuto nel periodo che va simbolicamente 1980-2008, un ciclo, un vero e proprio ciclo politico, culturale, nel quale l'architrave del primo emendamento è stato messo a dura prova da diverse amministrazioni che hanno puntato a teologizzare il linguaggio politico e l'azione politica, a teologizzare. Da questo punto di vista c'è stato un calcolo elettorale molto ben riuscito, nel senso che il dato dal quale credo siano partiti gli strateghi elettorali di Reagan e di Bush è il dato che ci sono negli Stati Uniti circa 5-10 milioni di cristiani evangelicals, quindi persone molto poco inquadrabili nelle categorie storiche del protestantesimo americano o del cattolicesimo americano, che non vanno a votare. Perché? Perché più interessati alle cose del cielo che a quelle della terra. In una lezione che si giocava sul filo del rasoio, come abbiamo visto, sia nel 2000 che nel 2004, un mercato fresco
di 5 milioni, 8 milioni di voti è un mercato che consente di vincere le elezioni a colpo sicuro. Cosa bisogna fare per acquisire quote significative di questo mercato? Le leggi e il linguaggio della politica tradizionale non sarebbe stato sufficiente. Più tasse, meno tasse, più ponti, meno ponti, non gliene importa nulla. La dimensione centrale di questo elettorato potenziale è una dimensione centrata sulla vita spirituale, sulla fede, su Dio. Poi o l'uno o l'altro faranno poco male, noi ci dedichiamo a Dio. A meno che non si riesca a dimostrare che la battaglia non è una battaglia umana tra due candidati, uno più liberale e l'altro più conservatore, ma è una battaglia tra bene e male. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua progenie, versetto del Deuteronomio, diventato uno slogan. Scegli dunque la vita, capite bene le assonanze con tutta una piattaforma etico-morale che va dalla lotta all'aborto, movimento pro-life, e che arriva alla contestazione della ricerca sulle criminali, alla contrapposizione alle norme che regolano o garantiscono alcuni diritti di base alle coppie omosessuali, o per esempio nella contrapposizione alle aziende che riconoscono privilegi e benefici fiscali appunto alle coppie gay. L'esempio più clamoroso è il boicottaggio di quegli anni alla Walt Disney, cioè la quintessenza del familismo americano. Perché? Perché la Walt Disney riconosceva dal punto di vista dei benefici previdenziali le coppie omosessuali. Oppure l'eliminazione, l'impossibilità di acquistare con i buoni federali per concessi alle ragazze madri i pannolini, con la motivazione etica che non si può premiare la ragazza che ha peccato regalandole i pannolini. Il pane e il latte sì, lo potrà comprare, ma il pannolino no, perché lei deve imparare a lavarsi i panni a mano, oppure si cerca altri soldi per pagarsi i pannolini. Questo modello etico ha evidentemente posto in secondo piano tutta l'agenda politica, ha dato l'impressione a questo elettorato evangelicale che il grande tema del 2000 e del 2004 non fossero appunto temi sociali, economici e culturali, ma fosse questa grande alternativa tra la vita e la morte, tra la possibilità di testimoniare la fede e invece un regime che avrebbe rischiato di secolarizzare definitivamente la società americana. E in virtù di questo Bush, mediocre politico, come complessivamente abbiamo visto, ha fatto due volte il miracolo. Due volte il miracolo, perché è riuscito ad acquisire voti freschi, nuovi, cogliendo perfettamente la valenza politica di quel mercato religioso che altrimenti si sarebbe astenuto. Detto questo, però, quindi denunziato con preoccupazione una sorta di involuzione che ha messo a dura prova nel ciclo degli anni del ciclo teoconservatore il principio separatista americano, io vorrei invitarvi a una considerazione più attenta del fondamentalismo. In particolare vi vorrei rendere attenti al fatto che esistono i fondamentalismi, ma non nel senso soltanto che c'è quello islamico, quello ebraico, quello... Ecco, questo è ovvio, quello è un fondamentalismo, come dire, la pluralità quantitativa dei fondamentalismi. Vi vorrei invitare a considerare anche una varietà invece qualitativa di ogni singolo fondamentalismo, perché questo ci aiuta a capire la svolta di un anno fa. Allora, fondamentalismi al plurale. Esiste un fondamentalismo delle origini. I teologi che negli anni 10-20, di fronte a una teologia liberale che metteva a dura prova i fondamentali della dogmatica cristiana, la nascita virginale di Gesù e così via, rimette i puntini sulle i. Scrivono a Niagara Falls dei volumi.
volumetti chiamati The Fundamentals, da qui poi il nome Fondamentalisti. Questi volumetti vengono venduti in milioni di copie. Non so, ecco, notate anche la formula comunicativa. Un teologo europeo avrebbe scritto una dogmatica di 800 volumi. I teologi americani non scrivono una dogmatica di 800 pagine come hanno fatto Karl Barth, eccetera, scrivono delle dispensine che però hanno una grande capacità di circolazione e diffusione. Questa fase culmina con il famoso processo alle scimmie sul tema del creazionismo, cioè quando il povero professorino del Tennessee viene mandato in tribunale perché ha incidentalmente parlato di Darwin. Formalmente in prima istanza perde il processo, viene condannato al pagamento di $100 di multa, poi in seconda istanza lo vince, ma insomma, nella sostanza, perché è importantissimo questo passaggio? Perché da un fondamentalismo come opzione teologica si passa a un fondamentalismo che utilizza la via giudiziaria. Cioè l'idea è, non è che mi accontento di dire, testimoniare che l'uomo è stato creato da Dio e non è il frutto di un'evoluzione. No, voglio che la norma giuridica mi sostenga, mi imponga sostanzialmente di dire questa verità. Quindi abbiamo un primo fondamentalismo politicamente non rilevante, che però col processo alle scimmie si politicizza, per così dire, e apre un nuovo ciclo, quello dei telepredicatori delle origini. Billy Graham, Oral Roberts, sono gli anni della Guerra Fredda e la telepredicazione incomincia ad avere non soltanto una valenza politica, ma una valenza geopolitica molto importante. Pensiamo al ruolo che proprio nella Guerra Fredda ebbero alcune radio e alcuni radiopredicatori. Si passa a un altro tipo di fondamentalismo nell'era Reagan, per così dire, cioè quello che organicamente si insedia come destra religiosa dall'alto, cioè una destra religiosa che serve da consigliere del principe. Questo fu il modello reaganiano. A questo modello dall'alto si aggiunge invece successivamente un modello di fondamentalismo dal basso, tipico esempio lo homeschooling. Questa pratica molto discutibile, credo, dal punto di vista didattico e pedagogico. Non mi fido della scuola pubblica, non mi fido neanche della scuola privata, benché di tendenza, mi fido di me stesso e quindi i miei figli non vanno a scuola, ma li faccio scuola io. Mia moglie non va a lavorare, si mette a fare scuola ai miei figli. Nascono delle reti, perché ovviamente occorrono materiali didattici, eccetera. È un altro tipo di fondamentalismo dal basso, sociologicamente, politologicamente molto interessante, sino ad arrivare al fondamentalismo apocalittico, cioè quello che con una lettura molto frettolosa e grossolana dell'Apocalisse arriva a delineare scenari geopolitici. Dopo l'11 settembre, inutile dire, questo fondamentalismo apocalittico che ha creduto di individuare in ciò che accadeva i segni premonitori di un prossimo avvento del Messia e quindi di un Armageddon finale che avrebbe avuto il suo epicentro in Israele, nella città di Megiddo, quindi in tutto individuato con sistemi di alleanze, chiarendo con grande chiarezza quali sarebbero state le responsabilità del governo globale delle Nazioni Unite. Strumentalizzato da un tiranno rumeno, insomma degli scenari apocalittici che sono diventati anche fiction fantateologica molto grossolana, che però si sono perfettamente inquadrati nel clima dello scontro di civiltà di quegli anni. Bene, perché ho voluto dare conto di questa pluralità? Perché noi dobbiamo capire che c'è fondamentalismo e fondamentalismo. E non serve a nessuno, politicamente parlando, dire tutti i fondamentalismi sono la stessa cosa, perché ci sono dei fondamentalismi che hanno una insostenibilità politica e democratica, cioè sono incompatibili con la democrazia, quello apocalittico, quello delle vie giudiziarie. Di un altro tipo di fondamentalismo, quello naif delle origini, di chi riteneva alcune verità e in cuor suo le celebrava, che invece deve essere del tutto compatibile, almeno potenzialmente, con un sistema politico, un sistema democratico. Affermo questo per introdurre, e introdurre il tema Obama. Cosa è successo con Obama?
che diversamente dai predecessori nelle sfortunate campagne elettorali del 2000-2004, Barack Obama ha fatto proprio il linguaggio del mercato religioso. Barack Obama non ha ritenuto, come per esempio fece aristocraticamente John Kerry, che nulla ci fosse da guadagnare nel dialogare con le aree evangelicali del mercato religioso. Barack Obama è andato nelle chiese pentecostali, è andato nelle chiese, nelle mega church, è andato a parlare con un dubbio nel senso che è un po' conservatore sui temi etici, predicatore come Rick Warren in California, 8.000 membri della sua chiesa, e con questo non ha parlato di riforma del welfare, ha parlato della Bibbia, ha parlato della fede e sostanzialmente ha detto: nella Bibbia non si parla soltanto di sesso. Nella Bibbia non c'è soltanto la dimensione dell'etica familiare, c'è anche l'etica della giustizia, l'etica della solidarietà. Insomma, se noi riguardiamo un po' i discorsi elettorali, soprattutto prima di Obama, troviamo dei concetti, dei richiami dal sapore biblico molto evidenti, delle citazioni molto accurate, molto raffinate, il che denota due cose. Primo, denuncia la sua formazione. Barack Obama si forma al di là delle sue note vicende biografiche precedenti, si forma nella UCC, United Church of Christ, una chiesa calvinista della costa orientale, chiesa tipicamente libera, la prima a consacrare un pastore nero, la prima a consacrare una donna pastore, la prima a consacrare un pastore omosessuale, la prima a benedire una unione omosessuale. Quindi una chiesa estremamente liberal, diciamo. Lì si forma Barack Obama, si forma nella retorica delle black churches, quindi una retorica molto forte, molto vibrante, molto biblica, e qui abbiamo un sacco di citazioni. Questo per esempio è il suo discorso di accettazione della candidatura, quando parlava della promessa americana, quella promessa che ci fa fissare i nostri occhi su quello, non soltanto su quello che si vede, ma anche su quello che non si vede. E questa citazione non esplicitata è esattamente San Paolo ai Corinti, che diceva esattamente: noi fissiamo i nostri occhi non soltanto su quello che vediamo, ma anche su quello che non vediamo. Notate la raffinatezza. Non ha fatto come avrebbe fatto qualcun altro, come dice l'Apostolo Paolo. No, non ha nessun bisogno Barack Obama di dimostrare che lui ha letto l'epistola di Paolo ai Corinti. Chi vuole capire, capisce. Così come quest'uso della retorica biblica ricorre anche in altri discorsi, per esempio, allora manteniamo sempre questa promessa americana e con le parole della scrittura, che teniamo fortemente senza ondeggiare, verso la speranza che noi confessiamo. Di nuovo, citazione occulta, prima epistola di Pietro, che parla proprio della speranza che tu confessi, la speranza che tu confessi. La lettera a Pietro parlava di questa speranza che si confessa, un concetto anche molto teologicamente molto elaborato. Non si confessa una speranza, a meno che non si voglia dire proprio che la speranza è la confessione della fede, cioè la speranza è il cuore dell'esperienza cristiana. E ancora potremmo andare avanti, per esempio quando parla di un eccezionalismo americano in chiave democratica. Noi sempre parliamo dell'eccezionalismo americano in chiave colonialista, imperialista, eccetera. Questa volta abbiamo una declinazione progressista, democratica, in cui si parla di provvidenza di Dio, si parla di viaggio, si parla di cammino e si parla di un'America che happened. And then America happened. Notate, l'America accade, non si costituisce. L'aveva detto anche Newt Gingrich, insomma. È interessante che come si dia questa valenza. È chiaro che questi discorsi, tutti, ora devo andare molto, molto in fretta, sto concludendo, vanno nella direzione di un richiamo molto forte
a un elettorato cristiano che ha mostrato di rispondere almeno in parte. Si calcola che un 7-8% dell'elettorato cristiano conservatore è rimasto colpito da questa retorica e da questi messaggi. Non voglio dire una breve nota su alcune possibili prospettive, gli scenari nei quali potremo provare a parlare di religione nel sistema pubblico nordamericano. Primo scenario, Dio non è più repubblicano. Questa idea che Dio, la dimensione religiosa, avesse connotati strutturalmente e fisiologicamente conservatori. Questa cosa è stata smontata in questa campagna elettorale e vi è l'idea appunto di una pluralità delle esperienze religiose che si declinano in diverse forme politiche. Nulla di nuovo. La quintessenza della tradizione democratica nordamericana, la pluralità non soltanto delle politiche ma anche dei modi di coniugare le religioni e le diverse opzioni politiche. Due, secondo scenario, la depoliticizzazione dell'area evangelica. Sono state fatte delle ricerche pubblicate peraltro nelle quali si riportano dei dati dopo le elezioni. Si chiede, ma tu questo impegno così forte del movimento evangelica nell'area conservatrice, lo giudichi positivo o lo giudichi negativo? Bene, la maggioranza delle persone oggi di area evangelica dice che l'identificazione tra il dirsi newborn in Christ con il Partito Democratico, la famosa American Theocracy descritta benissimo da Phillips, viene vista come un pericolo e un vulnus allo specifico americano. Un terzo elemento di scenario è che noi vediamo con maggiore forza emergere nuove correnti evangeliche che hanno una capacità progressiva, quindi che hanno la capacità anche di instaurare un dialogo con questa amministrazione. Penso due nomi per tutti, Tony Campolo e Jim Wallis, sono due personaggi che vengono da un milieu fondamentalista, assolutamente fondamentalista, ma il loro fondamentalismo non si esaurisce sul tema aborto, divorzio, staminali, ma è un fondamentalismo progressivo, per così dire, che parla di giustizia, di solidarietà, di pace del mondo, e quindi vi è una capacità di interlocuzione che dà forza a queste e visibilità a queste nuove correnti evangelicali. Un quarto elemento di scenario è che le chiese liberal, quelle fuori dalla scena in questo lungo ciclo, quelle che hanno predicato nel vuoto contro le guerre, gli interventi militari, le politiche di rifiuto dei protocolli ambientali, eccetera, bene, le chiese liberal, per intenderci quelle espresse dal National Council of Churches, oggi tornano ad avere un ruolo che era diventato del tutto marginale negli ultimi anni. In sostanza, poi, sul piano geopolitico, dallo scontro si passa al dialogo. Il discorso di Barack Obama al Cairo nel relativo al rapporto con l'Islam si mostra molto significativo, con un'immagine un po' così forzata. Mi chiedo se non si passi appunto da un centro sull'Apocalisse, quell'Apocalisse distruttiva molto centrata sull'Armageddon che richiamavo prima, al Sermone sul Monte, cioè al tema di una religiosità mite, da una religiosità rivendicata, vocale, aggressiva, esclusiva a una religiosità mite. In un certo senso credo che oltre alla destra religiosa, che non esce di scena, in termini di prospettive dobbiamo pensare a una religiosità che torna nella sua dimensione individuale, riflessiva, di pensiero intimo, tipico della tradizione puritana, ma al tempo stesso capace anche di incontrarsi con altre culture e altre tradizioni.